Puntata, perlomeno per quanto riguarda in diretta, poi magari ci saranno degli speciali in studio, in regia hanno detto finalmente era ora, sono un po' stufi. Allora, con me Pino Larinese, buonasera Pino. Buonasera a te Giancarlo. Poi abbiamo Cristiano Crotti, buonasera. Leggo testualmente, giocatore, capitano e vicepresidente, e poi ancora c'è qualcos'altro? Basta. Accidenti, sprinting, ma alla faccia di poche cariche. Andrea Scappazzoni, direttore sportivo, ma giornalista di razza, più o meno, giornalista. Maurizio Merante, preparatore dei portieri, e Matteo Traverso, dirigente dello Sprint Team. Buonasera. Matteo, tu sei solo dirigente, basta? Sì, non per ora. Per ora così. È difficile fare il giocatore, il capitano e il vicepresidente. Lo so, è dura. Adesso vediamo nel corso della serata, magari gliene passo qualcuno a Matteo. Va bene. Allora, cominciamo con il servizio della partita di lunedì sera, valevole per la gara di playoff di Serie D, tra Sprint Team e Atletico TV, scusate, ho inciampato sulla R, vinta dai carmagnolesi, cioè dall'Atletico TV, nostro ospite la scorsa settimana, vero Pino? Sì, esatto. Per 6-5. Allora andiamo a vedere il servizio. Amici sportivi di Spazio 5, siamo in compagnia di Alberto Castiglione, giocatore dell'Atletico TV. Alberto, una vittoria combattuta, una vittoria che comunque vi fa ben sperare per il futuro, arrivata negli ultimi secondi proprio. Sì, stasera abbiamo dato tutto, loro veramente una bella squadra, ci abbiamo messo l'anima veramente, ci è andata bene e abbiamo vinto anche questa sera. Tanto quanto lunedì, che abbiamo cominciato proprio male con un'altra squadra, col Moncalvo, stasera sapevamo che non potevamo sbagliare e così è andata, ci è andata bene. Un buon inizio il vostro, siete partiti con un 3-0, poi vi siete fatti un po' recuperare, però alla fine i tre punti sono arrivati. Sì, giusto 3-0, poi è calata la stanchezza, siamo sempre i soliti, non ci alleniamo ogni tanto e poi venire a giocare qua con loro che corrono veramente posizionati bene in campo è stata veramente dura. Complimenti a loro che ci hanno fatto correre stasera. Ora è d'obbligo crederci per la C2. Ce la mettiamo tutta, ci proviamo fino in fondo. Siamo in compagnia di Simone Pezzoli, giocatore dello Sprint Team. Simone, siete riusciti a recuperare un 3-0, siete riusciti ad arrivare al pareggio e poi la sconfitta negli ultimi secondi? Purtroppo sì, abbiamo fatto una partita sicuramente non all'altezza delle nostre possibilità, perché abbiamo sempre giocato meglio di così, abbiamo patito, siamo riusciti con la grinta, con la forza di squadra a recuperare, però poi un episodio, mezzo mano in area, ci ha dato rigore all'ultimo secondo e è finita purtroppo così. Adesso bisogna prendere atto di questa sconfitta e continuare adesso a sperare per la prossima partita. La prossima partita non dipende soltanto da voi, ma dipende da quello che faranno anche le altre squadre. Ci credete ancora nella C2? Questo assolutamente, anche perché dipende soprattutto anche da noi, perché noi facendo risultato pieno, magari anche con un buon scarto di gol, potremmo assolutamente per la classifica avulsa passare, visto che a quanto pare conta poi alla fine se tutte e tre arriviamo a 6 punti la differenza reti. Questo è un ottimo auspicio per vincere la prossima e cercare di fare il meglio, poi incrociamo le dita, insomma, ascoltando anche cosa arriva dagli altri campi. Allora, siamo rientrati in studio, mentre andava al servizio qua si facevano i cosa devono fare domani sera. Allora, Andrea, da giornalista comincio da te, cosa dovete fare domani sera a parte vincere soprattutto, poi dobbiamo vincere sperando di segnare più gol possibili, prendendo il meno possibile. E poi non sappiamo, perché ovviamente le carte, i comunicati non sono chiari e chi deve darci delle risposte al momento non ce le sa dare. Però con certezza. Prima di domani sera, a fischio d'inizio, dovrete saperlo, perché quando mi auguro in campo, di sì, almeno, risultato almeno sapere se possiamo festeggiare o meno alla fine, sempre che poi la squadra vinca. Ecco.
Cristiano, che partita è stata quella? Ho visto un rigore decisivo, insomma, che è parso dubbio. Parso. Poi possiamo rivederlo, perché sembrerebbe dubbio, ecco, diciamo così. Ma è iniziata male per noi, abbiamo preso 3 gol in una decina di minuti, e di cui purtroppo il primo, come si vede dal filmato, abbastanza particolare, perché è partito da una rimessa laterale battuta e poi continuato appunto a giocare da quello che l'aveva battuta, ecco. E poi niente, siamo, una volta che abbiamo preso questi 3 gol, ci è andato un po' a recuperare e alla fine non ce l'abbiamo fatta. Posso dirti, signor capitano, così visto da fuori, poi da qui è facilissimo, certo, un po' meno, che i primi 3 gol sembra si potevano evitare, vedendo le immagini. Sì, sicuramente, anche nel secondo tempo probabilmente abbiamo preso 1 o 2 gol evitabili, però nel corso dell'anno ci può anche stare, ecco, di incorrere in situazioni di questo tipo. Poi siamo stati bravi a recuperare, già dalla fine del primo tempo abbiamo finito in 3 sul 3-2, e purtroppo con il rigore all'ultimo minuto di recupero ovviamente ci ha tagliato le gambe, è andata così. Matteo, che gara è stata? Ma sì, io devo dare un po' ragione al mio capitano, nel senso che siamo proprio scesi male in campo. Aveva anche ragione lei a dire che i primi 3 gol erano assolutamente evitabili. È anche vero che il rigore è stato decisivo, ma a parte poteva esserci o non esserci, io non sono così sicuro che ci fosse, così come non sono così sicuro che non ci fosse. La cosa direi indiscutibile è che ci ha davvero tagliato le gambe, perché un pareggio avrebbe aperto certamente degli scenari futuri in chiave nella partita di domani diversi da come invece scenderemo in campo domani con una tensione tutta diversa. Pino. Dunque, guarda, io conosco l'Atletico TV e che è una squadra che non molla niente dal primo secondo fino all'ultimo secondo. Loro sapevano che dovevano fare una partita dove il risultato per loro era quello di vincere, non avevano alternative per rimanere agganciati a una speranza di poter poi giocarsi eventualmente uno spareggio, di poter salire su. Io credo che lo Spring Team, come ho sempre detto, a livello qualitativo lo reputo superiore all'Atletico TV, e credo che in qualche modo loro abbiano preso un pochino sotto gamba la partita all'inizio, e questo ha fatto sì che abbiano preso questi 3 gol, che non è da loro prendere 3 gol in quella maniera lì, e hanno dovuto inseguire tutta la partita. Poi lasciamo perdere l'episodio del rigore, che per carità ha inciso tantissimo, perché comunque vi trovate 3 punti e domani per voi diventa obbligo vincere, assolutissimamente. Io credo che forse la chiave è stata un po' quella, quei primi 15-20 minuti dove forse mentalmente non c'è stato l'approccio giusto, l'approccio che di solito lo Spring Team invece mette e che vi ha portato fino a qui. Non so, Cristiano, lo credete che sei giocatore? Ma non so se è stato il problema dell'approccio. Diciamo che secondo me ci può stare di poter entrare in campo. Loro sono subito, come hai detto, partiti bene. Non penso sia stato un approccio mentale. Diciamo, come ho detto prima, che le partite vanno così e possono andare così. Abbiamo preso il primo gol, come ho detto, da una rimessa che hanno battuto, si è battuto da solo quello che poi ha calciato, e chiaramente prendi un gol così. Poi hanno fatto il secondo gol su una punizione molto laterale, è andata proprio nell'angolino, e quindi sono state secondo me un paio di circostanze più ancora che l'aspetto mentale, che secondo me non c'è mancato, ecco. Poi questo è il mio parere, ecco. Poi, secondo te, Matteo? Ma ecco, direi che non lo imputerei più a una questione magari di superbia, cioè di scendere in campo convinti di vincere. No, ma a volte non si tratta forse di questo, ti interrompo, a volte non è quello, che è proprio ai giocatori, società, a volte involontariamente subentrano dei fattori, no? Dove in qualche modo entri in campo quasi convinto di, non è questione di essere superbia assolutissimamente. Scusa se ecco, ti se volessimo fare una questione, diciamo così, più mentale, sarei d'accordo nel dire che probabilmente loro sono scesi in campo, come ha detto giustamente lei, un po' alle corde, sapendo che o vincevano in casa nostra o se no per loro era assolutamente difficilissima, ancora più di quanto in ogni caso in chiave promozione per loro è adesso. Forse quello sì, noi forse siamo un po' scesi un pochino più molli, ecco, però proprio una questione, una cosa mentale così, direi di no, forse è stata più una questione anche di episodi.
Andrea, secondo te e soprattutto lunedì che partita sarà? Ma intanto ti dico, secondo me non è stato un problema di sottovalutare l'avversario, perché assolutamente sapevamo quanto fosse importante questa partita. Vincere poteva darci uno slancio importante in ottica promozione, quindi credo che, vedendo anche le immagini, siano chiari determinati errori anche individuali, quindi oltre che quelli dell'arbitro, e quindi sottovalutare l'avversario penso di no, anche a livello inconscio non ci credo, perché conosco bene i ragazzi e non è da loro. La partita di domani è una partita strana, ma alla fine è una partita che dovrà essere come tutte le altre. Dovremmo cercare di fare quello che sappiamo. Siamo due squadre che si conoscono a vicenda, perché comunque ci siamo già incontrate, seppure in amichevole, ma bene o male qualcosina abbiamo visto. E niente, speriamo per noi di riuscire a fare la partita che siamo in grado di fare, che sappiamo di poter fare, e poi ci affideremo ai numeri, alle classifiche avulse e quant'altro. Diciamo che domani giocate in casa, questo secondo me è importante, sì. Loro, se non vado errato, hanno un campo all'aperto. Io questo non lo so, non mi quindi sono dovrebbero informato. Avere anche difficoltà nel giocare su superfici magari diverse e anche a livello di ossigenazione. Noi quest'anno penso abbiamo perso solo due partite noi quest'anno in casa, se non sbaglio, una in Coppa e una era questa qui in campionato. Penso fosse la prima volta che perdevamo in casa, quindi è un fattore campo per noi importante, lo è sempre stato, ma come lo è per tutti quelli che insomma giocano indoor. Ecco. Allora, mentre intanto credo la regia di prepararci i tabellini dei playoff di Serie D, quadrangolare A, B e C, quindi li possiamo vedere tutti, appena saranno in onda li leggeremo, eccoli qui. Sprint Team Atletico TV 5-6, Moncalvo Valtournanche 8-6, Moncalvo 6, Sprint Team 3, Atletico TV 3, Valtournanche 0 punti. Allora, alla luce di questa classifica, Cristiano, quante speranze avete, ammesso che poi, perché qua poi oltretutto non si sa neanche bene come funzioni. Ci sono dei problemi a livello di differenza reti, classifica avulsa, ma intanto ovviamente dobbiamo vincere, quindi secondo me attualmente fare conti, vedere, intanto bisogna entrare in campo decisi e convinti, con voglia domani per vincere la partita, e poi a questo punto vedremo, non so quando, se domani speriamo o martedì, giorni prossimi, a vedere come finirà, però le possibilità, se giochiamo come sappiamo giocare, con la voglia che abbiamo sempre, ci sono, ecco, però certo, loro sono sopra di noi e noi siamo sotto, quindi questo allora, è negabile. Allora, che faccio tutti e tre, Matteo, comincio con te. A inizio stagione voi che tipo di stagione pensavate di fare? Sarei ipocrita dire che a inizio stagione ci saremmo aspettati a questo punto di essere ancora qua, soprattutto in una situazione adesso così delicata. Speravate di essere già da un... Sì, speravamo chiaramente di arrivare primi e di essere direttamente promossi. Devo dire che oltretutto l'andamento del campionato ci aveva anche illusi per buona parte del campionato di finirla così. Purtroppo le cose sono andate come sono andate, un po' per meriti dei nostri avversari, un po' per demeriti nostri. E adesso cosa? Io devo dire che per natura sono una persona pessimista, però razionalmente devo dire che questa squadra, io credo che forse più di altre, si meriterebbe certamente una C2. Poi il calcio... Anche il calcio 5 non è detto che... No, assolutamente. Andrea, eravate con che ambizioni in cuor tuo eravate partiti? Ma le ambizioni ovviamente erano quelle di essere promossi in qualche modo. Dico in qualche modo perché la promozione diretta, quando inizi un campionato dove non conosci le avversarie, perché non siamo in Serie A qua, siamo in Serie D. Ma anche in Serie A sono dei grossi errori. No, ma dico, qua ci sono delle squadre che nascono da un giorno all'altro, non sai quali giocatori hanno tesserato, quali allenatori hanno, che struttura societaria abbiano.
si vaga un po' nel buio, nell'ombra, e di conseguenza noi ragionavamo un po' su quel poco che sapevamo degli altri, ma soprattutto sulle nostre di qualità, sulle nostre certezze. Io sono convinto che questa squadra, anche se la classifica ha detto altro, sia la più forte di questo girone, almeno di questo girone, e purtroppo però per varie situazioni ci ritroviamo a giocarcela ai playoff come è successo 2 anni fa, e purtroppo è così, però la qualità a questa squadra non manca. Se sarà abbastanza brava da meritarselo, giocherà in C2 il prossimo anno, altrimenti vedrà la società cosa fare. Cristiano, vediamo il bicchiere prima mezzo pieno, cioè dove siete andati bene, secondo te invece dove è mancato qualcosa a volte poi... Sì, ma io in ogni caso tendenzialmente voglio vederlo soltanto mezzo pieno. Allora, siamo stati fino a 2 giornate dalla fine della regular season in testa. Abbiamo fatto un'andata in cui abbiamo vinto tutte le partite e ne abbiamo soltanto pareggiata una. Il ritorno purtroppo avevamo anche delle partite, avevamo alcune partite più importanti fuori casa, probabilmente abbiamo perso qualche punto lì, probabilmente ne abbiamo risentito sotto questo aspetto. E quindi, come ripeto, non mi stancherò mai di ripeterlo, noi siamo giovani, siamo nati appunto da 3 anni e abbiamo cercato di fare le cose al meglio che posso fare una domanda ritenuto. Visto sì, che poi... hai detto girone d'andata abbiamo vinto tutte le partite tranne una, non è che eravate convinti di aver già vinto? Convinti di aver già vinto? No, secondo me se proprio vogliamo trovare una cosa è che sicuramente quando si gioca un girone d'andata si ha probabilmente la spensieratezza di scendere in campo senza ancora la pressione di poche partite al termine, quindi quello probabilmente può aver influito. E poi, come ho detto, il fattore campi, che comunque le partite chiave. Esatto. Se dai il microfono a Maurizio, perché voglio chiedere una cosa sia a Maurizio che a Pino. Dalla vostra esperienza, visto che la primavera l'avete passata tutti e due da qualche giorno, cosa può aver inciso? Così, non so se conosci bene la situazione dello sprint team, se cosa può aver portato questa squadra dopo un girone d'andata, insomma, quando uno vince tutte le partite ne pareggia una, dico meglio di così. No, io la società Springer Team la conosco benissimo, sono degli amici e devo ammettere che anche se sono una squadra di Serie D sono ben organizzati, ma no perché loro sono qua, se no direi altre cose, perché sono uno che dice le cose come sono. Non è un problema, penso che loro erano primi, non penso che sia quello il problema, è successo qualcosa nella parte difensiva, forse troppe disattenzioni che hanno inciso sui risultati, magari in un momento magari non di forma o altro che hanno inciso a questi risultati, per il mio parere, per carità. Pino? Ma io credo che quest'anno ci sia stato anche un altro fattore, condivido in parte quello che ha detto Maurizio. Quest'anno noi la Serie D ha iniziato molto tardi rispetto alla C2 e alla C1, si è giocato una prima partita di ritorno e poi per il maltempo ci sono state di nuovo altre 3 settimane di fermo. Quindi praticamente il campionato di Serie D è iniziato quasi a fine febbraio. Può sembrare una sciocchezzola, ma in verità per un campionato di Serie D, come giustamente Andrea diceva prima, gente che all'ultimo momento fa la squadra, allenatori che non si sanno, giocatori che non si sanno, diventa difficile riuscire a mantenere una certa concentrazione, capacità per tutto il campionato, nonostante hai fatto benissimo per tutta l'andata, praticamente non perdendo, vincendo e un pareggio solo. Quindi può essere che sia subentrato, come giustamente diceva Maurizio, un attimino più di disattenzione, qualche errore in più difensivo, non riesci più a mantenere quella concentrazione e quei ritmi che sono importanti e fondamentali per chi si trova in testa alla classifica, perché non dimentichiamo chi è lì sa sempre che ogni volta che andrà a giocare una partita è uno spareggio come se fosse una finale, perché le altre contro le prime in classifica danno sempre il massimo, giocano sempre come non mai. Quindi ecco che dal momento in cui trovi magari
uno stop così lungo, perdi qualche, così chiamiamolo, colpo un attimino a livello di errori difensivi, può capitare che magari arrivi proprio alle ultime due giornate e ti sfuggi via il campionato. Cristiano? Ma secondo me, non per andare contro, però la fase difensiva secondo me è sempre, anche vedendo in base a quelli che sono i gol subiti, che se non ricordo male siamo la squadra che ha subito meno gol sempre nella stagione regolare, secondo me non è stata tanto una questione di fase difensiva, perché la nostra fase difensiva è sempre stata ben assemblata. Probabilmente se proprio, ecco, dobbiamo trovare qualcosa, abbiamo peccato un po' di più a livello di finalizzazione, soprattutto nel girone di ritorno, ecco, dove l'andata invece eravamo stati un po' più bravi e fortunati, ecco, secondo me. Poi questa è una lettura. Allora, intanto, se vi fate anche vedere, visto che parlavamo dei play-off di Serie D, gli altri quadrangolari, abbiamo visto il primo, quello che riguarda, qui abbiamo l'L84 Sant'Ambrogio 9-4, Scarnafiggia Asti Sport 6-3, Scarnafiggia L84 6, Asti Sport e Sant'Ambrogio, fino qui, vabbè. Giocherà tutto domani tra Scarnafiggi e L84. Secondo te chi è la favorita, così, a muzzo? Ma L84 giochi in casa. Anche lì la differenza di pavimentazione aiuterà tantissimo. Lo Scarnafiggi è abituato a giocare all'aperto, dovrà andare a giocare al chiuso. E questo può essere un piccolo problema. Do leggermente favorito L84. Maurizio? Ma penso anche io L84. Andrea? E noi ci abbiamo perso due volte in Coppa con L84, quindi lo Scarnafiggi lo conosco poco e quindi posso dire L84. Cristiano? Concordo, L84 è una bella squadra, cioè... Ma ci ha messo in difficoltà tutte e due le volte. Matteo? Sì, no, di fronte a due sconfitte, se domani non posso che dire L'84. Sconfitte come? Sconfitta e sconfitta. Sì, cioè. Sì. Ma diciamo che la seconda è stata pesante. È stata non bella, ecco. Non bella. Ma poi anche perché mi pare che aveva il setup che è una squadra di Marziani, sì, nel suo girone, quindi contro cui giocheremo giovedì in semifinale. Ne parliamo dopo, perché con calma arriviamo a tutto. Allora andiamo a vedere il quadrangolare C. Eccolo qua, Borgaretto Real 9-0-9 10-4, Salus Olimpia 5-4, anche qui Borgaretto Salus 6, Real. Anche qui lunedì si giocherà Borgaretto Salus, scontro diretto, il Salus va a giocare in casa del Borgaretto e il Borgaretto lo trovo anche lì leggermente favorito rispetto al Salus, però poi le partite bisogna giocare. Sono tutte da giocare, vabbè, adesso siamo... Diventano tutte finali. Esatto, stiamo per proprio fare quei commenti che solo noi facciamo, che non sentiamo mai da nessuna parte. Soprattutto gli allenatori, a volte sarebbe bello mettere, Pino, un allenatore che dopo una sconfitta, una vittoria, un pareggio, lo giri tutto l'anno, tanto più o meno quello è. Andiamo a vedere i play-off e i play-out di C2, così almeno abbiamo un quadro generalizzato, adesso dalla regia ce lo fanno vedere. Cominciamo con i play-off, quadrangolare 1, Happy Time Sparta Novara 7-7, Vaccheria Busca 8-3, Vaccheria 6, Happy Time 4, Sparta Novara 1, Busca 0. Pino? Anche qui, le prime due si incontrano lunedì. Leggermente favorito il Vaccheria, perché chiaramente a lei basta anche un pareggio, però nel calcio 5 pareggiare non è facilissimo. No, non è facilissimo, è vero, però l'Epitana ha perso una partita importante, ti giocherà tutto comunque lunedì, se vince non ci sono problemi. Andiamo avanti ancora con i nostri tabellini. Eccolo qua il quadrangolare 2, Alessandria Gabetto 6-6, Don Bosco Caselle e Poredia 11-6. Alessandria Gabetto 4 punti, Don Bosco Caselle 3 e Poredia 0. Qui chi vedi favorito, una classifica finalmente un po' diversa? È leggermente diversa, perché lunedì non giocheranno la Gabetto contro l'Alessandro, quindi giocheranno con le rispettive avversarie. Sono entrambe leggermente favorite, ma Don Bosco Caselle potrebbe anche fare lo sgambetto. Detto questo, nel caso in cui sia l'Alessandra che la Gabetto vincono, dovranno ulteriormente fare uno spareggio per capire chi andrà a giocarsi poi a sua volta lo spareggio con la vincente dell'altro girone per poter accedere poi in C1. Chiudiamo, abbiamo ancora dei tabellini, andiamo a vederli, perché questo play out e play, eccoli qua, abbiamo il triangolare 1 nei play out, Nichelino Sporting Grugliasco 3-2, riposava l'Asa e 20, a questo punto lo Sporting Grugliasco che ha 3 punti, domani se non sbaglio c'è Asa e 20, Nichelino, e credo che a Grugliasco... L'Asa e 20 non deve perdere. Se non perde, automaticamente lo Sporting Grugliasco... Nichelino è già salvo. Se perde, faranno lo spareggio. Andiamo avanti,
se c'è ancora, eccolo qua, Villa Sport Saturno 6-6, riposa lo Smilte, lo Smilte ormai è già tranquillo, e a questo punto chi... In medesima situazione, il Villa Sport non deve perdere, se pareggia vince automaticamente il Saturno in retrocesso. Il Saturno in retrocesso. Bene, se c'è ancora un tabellino o no, vediamo, ecco, sono finiti, allora ci possiamo fermare per una pausa pubblicitaria, poi avremo i tabellini di Coppa Piemonte, e proprio di Coppa Piemonte ci saranno altre partite tra il setup e lo Spring Team, ma questo giovedì. Torino, BMW e Mini, si dice Biauto. Gli ultimi modelli BMW e Mini insieme ad un vasto parco usato multimarche e aziendale. Biauto, via Bologna, 102 Torino. Benvenuti alla terrazza. Vi presentiamo il nostro locale. Meta ideale per pranzi, cerimonie e feste di compleanno, ma anche per una cenetta romantica alla ricerca di piatti legati alla tradizione argentina e spagnola. Vi accoglierà un'atmosfera piacevole e calorosa. Specialità della casa, farinata e pizza al tegamino già tagliata. Vi aspettiamo numerosi. La scelta giusta per promuovere la tua azienda nei grandi tornei di golf. Visita www.multigolf.it. GM, azienda leader nel settore promozionale pubblicitario, realizza gadget su misura. Per ogni società sportiva ed evento, GM produce e realizza coppe, trofei e medaglie. Nella sede di Pianezza potrete visionare la grande varietà di abbigliamento sportivo, kit da calcio, calcetto, basket, pallavolo, accessori da campo, palloni, striscioni, bandiere. Le tecniche di personalizzazione sono eseguite all'interno dell'azienda, abbattendo i costi per il cliente. GM offre un servizio di qualità sia all'azienda che al privato grazie ad uno spazio interno, dove potrete curiosare, richiedere preventivi senza impegno e qualsiasi informazione. Villaggio della Fonte, via Grangia 15, Scarnafigi, telefono 0175 74205. Graphart, via Galimberti 75, Manta, per informazioni contattateci ad info@graphart.it. Allora, se dalla regia sono pronti andiamo a vedere, perché abbiamo i tabellini della Coppa Piemonte, girone A e girone B, visto che giovedì sera si disputeranno le semifinali di Coppa Piemonte. Tra il setup, ecco qua intanto, Sprint Team Aurora 12-2, Orbassano è l'84-07, la classifica è l'84-15, Sprint Team 12, eccola, Aurora 9, Orbassano 0. Andiamo nel girone B, Trino Sermig 5-7, setup Villarbasse 12-2, setup 15, Sermig 12, Villarbasse 7, Trino 1. Dicevo che si giocheranno setup e Spring Team sempre a Volpiano, e L84 Cervix sempre a Volpiano, una alle 20 e una alle 22. Ovviamente voi ancora giocate, non si sa. Attendiamo news, attendiamo. Beh, se avete dei giocatori che fanno il secondo turno, fategli fare il primo, perché... Sorteggio Giancarlo, non so se gli fanno tirare la monetina o il fogliettino dall'urna. Quindi a oggi non lo sapete ancora. Cosa cambia? Matteo, comincio con te. Ma
Ma cosa cambia? Bisognerà poi vedere sul momento, devo dire non abbiamo ancora, credo, fatto insomma, un sondaggio tra i giocatori. Io credo che tutti saranno più o meno disponibili a giocare sia in un'ora che nell'altra. Non credo che, no, direi come discesa in campo non credo cambi nulla, cioè la partita è così importante che scendere in campo due ore prima, due ore dopo, non credo che in questo punto di vista influisca. Cristiano? Sull'orario sempre. Eh sì, perché la cosa, non credo che siate professionisti, penso che chi ha la fortuna ha un lavoro e quindi giocare alle 8 è una cosa, giocare cambia alle 10 quello, cambia di molto. Sicuramente giocare alle 8 probabilmente sarebbe meglio, ecco, però bisogna vincere in ogni caso, come lunedì bisogna vincere. Vabbè, Andrea? Io voto per le 10 invece, perché sennò devo uscire prima dall'ufficio. Allora, andiamo, beh, favorite dai Pino. Favorite, sono partita secca, no? Partite secche queste, perché poi le vincenti andranno a fare chiaramente la finale. Beh, il setup, da quanto ci ha fatto vedere, è una squadra tosta. Però secondo me, se lo Spring Team gioca come sa, per me può anche spuntarlo. È una questione di testa. Secondo te le favorite tra Spring Team e L84, Sermig e setup? Ma il setup c'ha una lunga linea di esperienza, inutile negarlo, però nelle partite secche tanti episodi possono essere favorevoli o sfavorevoli, quindi voto per lo Spring Team io. Diciamo che il setup è in parte appagata, lei già in C2, ha vinto il campionato, quindi in C2, però magari questo però non vuol dire niente. La Juventus che non ha giocato al massimo la Coppa. Beh, sai, qui a fin fine sappiamo tutti che la Coppa Piemonte, oltre al prestigio stesso della Coppa, poi fondamentalmente ti permette di essere automaticamente in C2, perché chi vince acquisisce così tanti punti che in caso di domanda di ripescaggio automaticamente va automaticamente in C2. Quindi magari, no Andrea, che dici? Può darsi che magari scendono in campo magari un po' meno. No, io invece spero che scendano in campo motivati, come spero scendano in campo molto motivati i nostri. Chiaramente noi perderemo sicuro, questo è chiaro, lo dico già, noi non saremo in grado di vincere questa partita. Lo dico in modo scaramantico, ovviamente, non sono. Diciamo che il vantaggio di aver tutto da guadagnare e nulla da perdere. Certo, perché loro sono sempre comunque i super favoriti, è giusto così, tra l'altro visto i giocatori che hanno, l'allenatore che hanno, e quindi è giusto così. Allora, un veloce commento da parte di Pino sul settore giovanile dell'Asti in Final Four con allievi e giovanissimi. Sì, l'Asti accede alle Final Four per quanto riguarda i giovanissimi e gli allievi, quindi facciamo i complimenti sia a Milosevic per gli allievi e a Dalvish per i giovanissimi. Purtroppo non riesce il passaggio dell'Under 21 alla finale, sappiamo che hanno perso 6-4 ai tempi supplementari. Ci dispiace molto perché l'andata era finita 2-1, al ritorno 5-4, poi ai tempi supplementari 6-4, quindi passa il Pesaro che giocherà questa finale. Peccato per l'Asti perché sarebbe stata una grande cosa, e la Juniores anche dell'Asti non ce l'ha fatta, quindi comunque complimenti all'Asti, chiedo scusa, per portare giovanissimi allievi alle Final Four. Quindi un settore giovanile che ricalca alla grande quello che sta facendo la prima squadra, perché l'Asti non è moltissimo che... No, praticamente sono 2 anni che è in Serie A, ha già vinto una Coppa Italia, una cosa importantissima quest'anno, sta facendo veramente bene, ha investito bene e speriamo che ci siano altre società che facciano altrettanto. Andrea, dove vuole arrivare lo Spring Team? Per adesso in C2. Poi vedremo. Che fantasia. E poi? E poi vedremo, adesso bisogna fare un passo per volta. Un passo per volta. Queste sono cose che è banale dire, però è così, non possiamo pensare di... Cristiano? Con molta umiltà non ci poniamo limiti. Vuol dire tutto, ho detto tutto, ho detto nulla. Matteo? Io invece dico che nel giro di 5 anni andiamo a vincere lo scudetto. Serie A? Allora, dopo aver chiamato una casa di cura per... Questo, insomma, è il mio pronostico. È un pronostico secco, importante, ecco. Però non è la prima volta, anche l'84, fra un po' la Serie A sarà tutta piemontese. Allora andiamo a vedere lo stage, il quarto stage dei portieri a cura di Maurizio Merante, poi ci sarà la pubblicità e poi nuovamente qui con noi.
Amici sportivi di Spazio 5, siamo in compagnia di Maurizio Merante, organizzatore del quarto stage per i portieri di calcio a 5. Maurizio, per il quarto anno consecutivo organizzi questo evento che, a detta di chiunque, è estremamente utile per imparare qualcosa di più su questo ruolo del portiere nel calcio a 5. Quest'anno sei stato aiutato anche da David Calabria. Sì, questo quarto stage devo ringraziare Davide Calabria per la sua partecipazione. E vedendolo qui in campo, dimostrazione che Davide Calabria è sempre un maestro, quindi lo ringrazio che sono riuscito a portarlo per la prima volta in Piemonte e a livello personale sono veramente contento. Mi dispiace che la partecipazione sia stata un po' deludente, penso che quando noi che ci mettiamo la professione in campo gratuitamente per il movimento del calcio a 5, oltretutto ho portato Davide Calabria qua in Piemonte, la partecipazione è stata un po' così così e dispiace veramente tanto, oltretutto che Davide Calabria è docente a Coverciano primo livello, come oggi avete visto voi ci sono state altre esercitazioni nuove, purtroppo le solite società di serie D, C2 e qualcuna di C1 non hanno aderito, e poi quando vai a vedere certe gare i risultati si vedono poi. La stessa cosa è successa anche quando è stato organizzato l'evento con André Sanz per quanto riguarda gli allenatori di calcio a 5. Forse sembra quasi che in Piemonte non si voglia crescere. In Piemonte purtroppo non si vuole crescere, si sentono tutti arrivati quando c'è sempre da imparare. Tutte le email che mi erano arrivate erano molte di più adesioni. Chi è stato a Spazio 5 aveva detto di venire e tutto quanto, e poi qua ho visto che la partecipazione non c'è stata. Purtroppo se vogliamo rimanere così, rimaniamo così. Purtroppo i risultati si vedono. Io quando vado a vedere certe gare, purtroppo si vedono certe circostanze che i portieri certe cose non le sanno fare e i risultati sono quelli. Comunque voglio ringraziare la società Sporting Rosta che ci ha ospitato qui, voglio ringraziare tutti i partecipanti e voglio ringraziare voi di Spazio 5 che siete utili a queste bellissime immagini che fate qua per Piemonte, grazie. Parliamo di questa giornata, hai parlato di nuovi esercizi, parlaci un po' di quello che è stato fatto. Allora, è stato molto oggi, diciamo che ho presentato, purtroppo ultimamente sono successe delle cose brutte in campo, non tutte le società si possono permettere un medico e quindi ho fatto vedere un primo intervento che si possa fare quando una persona si sente male in campo. Ho fatto vedere delle nuove esercitazioni sulla preparazione pre-campionato a portieri calcio 5, ho fatto vedere molte esercitazioni con la pallina da tennis e sulla reattività, ho fatto vedere molte esercitazioni con i colori, quindi mettere qualche input di più al portiere calcio 5. Speriamo che ci sia stata qualche cosa in più da riuscire stato a dare ad altri portieri. Siamo in compagnia di David Calabria, allenatore e preparatore dei portieri di calcio a 5. David, tu sei stato ex giocatore, sei allenatore di primo livello a Coverciano, hai un passato con bambini, hai scritto dei libri. Cosa credi che possa servire in più oggi al calcio a 5? Io credo che serva in più e serva sempre una parola che si chiama passione ed è la priorità assoluta. Assieme alla quale poi va accompagnata anche la voglia di crescere in maniera costante, di approfondire sempre le proprie conoscenze, migliorarle, a volte anche cambiare le proprie conoscenze laddove non siano produttive, però tentare sempre di migliorarsi, questo è un po', credo che sia un po' il segreto per non accontentarsi mai e cercare di perfezionarsi ogni giorno di più. Proprio per questa tua passione, per questa tua voglia di crescere e far crescere gli altri, hai creato un'associazione che è l'Associazione Italiana Preparatori di Portieri di Futsal. Parlaci di questa associazione. Sì, è l'ultima parte di un progetto nato qualche anno fa. Qualche anno fa mi sono esposto per primo, rischiando non poco, ad attuare stage un po' in tutta Italia sulla preparazione del portiere.
Sono stato poi successivamente accompagnato e seguito da tanti adepti, tra cui anche l'amico Maurizio Morante, e la cosa mi fa molto piacere. Posso dire con un pizzico di modestia di aver creato un movimento importante, e con tanta modestia dico che mi sento sempre di volerlo perfezionare ogni giorno. E l'associazione è un'associazione che nasce proprio da questo proposito, un obiettivo lungo tanti anni, per cui adesso, come si dice, i tempi sono maturi, per cui cercheremo di rendere ufficiale questa associazione presso gli organi istituzionali, Legacy Coverciano e Comitati Regionali Vari. Ci proviamo, se non ci riusciamo adesso ci riproveremo dopo un giorno, dopo ancora un altro giorno e così via, finché non si stancheranno e riconosceranno questa figura importante sul ruolo più importante che è quello del portiere. Anche perché tu mi insegni che il portiere conta più del 50% in una squadra. Non so la percentuale, ma credo che comunque è una base importante. Il portiere è quello che può fare la differenza, il portiere in questo sport soprattutto è quello che fa la parata importante al momento importante. Può anche intraprendere una giornata negativa dove prende 5 gol tutti sulla sua coscienza. Se è accompagnato da un'adeguata squadra, lui deve fare la parata importante al momento importante per far vincere la squadra 6-5. Questo è il discorso e la mia idea del portiere di calcio a 5 o futsal, che dir si voglia. Quindi è un ruolo dove sei portato necessariamente all'errore per spazio e tempi ridotti, però è un ruolo che ti fa crescere dal punto di vista caratteriale, perché ti insegna veramente a non mollare in nessuna occasione, a stare sempre attento ad ogni situazione di partita. E poi, lo dico anche per esperienza personale, si porta anche tante cose di questo bagaglio tecnico, di questo 40x20, si portano anche nella vita ordinaria. Siamo in compagnia di Alba Chiara, portiere del Real Sala Barganza di Parma. Allora, questa per te è la prima edizione di questo stage per i portieri, come ti sta sembrando questa giornata? Beh, è a dir poco pazzesca, sto più imparando adesso in 6 o 7 ore che in un anno di allenamento con il mio allenatore, che comunque è la quarta edizione che fa anche lui, quindi è meraviglioso. Io mi sono dovuta svegliare alle 5:30 stamattina, ma ne è valsa la pena. Com'è essere una donna in questo mondo di uomini in cui tutti dicono il calcio a 5 è uno sport prettamente maschile? Beh, domanda impegnativa, e, sicuramente difficile, diciamo che non ti prendono molto sul serio, questo è scontato, poi io che ho cominciato da un anno anche meno, insomma, però poi quando vedono che faccio le parate giuste, le cose giuste, allora si impegnano di più e forse un pochino di rispetto c'è, diciamo, però devi proprio impegnarti al massimo. Alcune volte quando facciamo le partitelle tipo maschi contro femmine devo proprio sputare l'anima, perché sennò non c'è verso. Quanto credi che possano essere utili eventi come questi? Beh, sicuramente molto importanti, perché comunque, tra l'altro io pensavo ci fosse più donne, sinceramente, perché il mio allenatore mi aveva detto che comunque c'erano state qualche ragazza e gli altri anni e mi è dispiaciuto non vederle. Sono l'unica e sto cercando di fare il mio meglio, ma ci vorrebbe più rappresentativo, obiettivamente. Sì. Però sì, importantissimi. E forse anche tanti maschietti di serie più alte dovrebbero venire qua, sinceramente. Quindi. Siamo in compagnia di Antonio Siclari, portiere dello Spring Team. Antonio, tu sei qui da questa mattina e hai seguito anche la parte teorica con David Calabria. Quanto pensi che possano essere utili queste manifestazioni? Senza ombra di dubbio, buonasera a tutti prima di tutto, senza ombra di dubbio sono molto importanti, servono molto, credo che un pizzico di umiltà da parte di tutti può essere utile per imparare, perché c'è sempre da imparare, quindi secondo me da una scala da 0 a 100, 90% senza ombra di dubbio, se non addirittura 100. Il portiere è un ruolo fondamentale nel calcio a 5 soprattutto, questo per te è il primo anno come portiere in FIGC, come ti sta sembrando? È molto interessante, io con lo Sprint Team ho subito legato molto, cerco di dare il più possibile quando posso, infatti ci tengo a ringraziare la dirigenza, il mister Fabio Mussino,
che oggi è qui con me, che mi sta seguendo. E comunque, tornando al discorso di prima, senza ombra di dubbio è molto importante. Take my hand and come with me because you look so fine that I really wanna make you mine. I said you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that. Benvenuti alla terrazza. Vi presentiamo il nostro locale, meta ideale per pranzi, cerimonie e feste di compleanno, ma anche per una cenetta romantica alla ricerca di piatti legati alla tradizione argentina e spagnola. Vi accoglierà un'atmosfera piacevole e calorosa, specialità della casa, farinate e pizza al tegamino già tagliata. Vi aspettiamo numerosi! Per una stagione sempre al top, vesti Gems. Consulta il catalogo su gemfutsal.it. Sporting Bar, ristorante pizzeria, via Genova 62, a Cascine Vica, Rivoli. Salone per compleanni, battesimi e feste. Venerdì e sabato dalle 22, karaoke disco music. Per info e prenotazioni 011 955 7797. GM, azienda leader nel settore promozionale pubblicitario, realizza gadget su misura. Per ogni società sportiva ed evento, GM produce e realizza coppe, trofei e medaglie. Nella sede di Pianezza potrete visionare la grande varietà di abbigliamento sportivo, kit da calcio, calcetto, basket, pallavolo, accessori da campo, palloni, striscioni, bandiere. Le tecniche di personalizzazione sono eseguite all'interno dell'azienda, abbattendo i costi per il cliente. GM offre un servizio di qualità sia all'azienda che al privato grazie ad uno spazio interno, dove potrete curiosare, richiedere preventivi senza impegno e qualsiasi informazione. Di questo corso, ma di questo stage. Anche come si è visto nel video prima, anche questo quarto stage è stato interessante. E tutti i partecipanti credo che abbiano passato una bellissima giornata, e sia dal mattino che il pomeriggio ci sono state tante cose interessanti. Ringrazio la società Sporting Rosta che veramente ha fatto dei sacrifici per portare Davide Calabria per la prima volta in Piemonte. Veramente si è dimostrato una persona umile, veramente una persona eccezionale. Lo vedevo quando spiegava ai due bambini della società Don Bosco Caselle come spiegava con quell'entusiasmo, con quell'amore che aveva proprio su quella professionalità del preparatore dei portieri. Quindi sono contento che sono riuscito a passare una bellissima giornata insieme a lui. Penso che l'ultimo sbaglio che è stato fatto in Piemonte e che la partecipazione è stata molto molto deludente,
una società che fa sacrifici a portarti un grande come Davide Calabria in Piemonte e la partecipazione è molto inferiore a quella che ci deve essere, è sbagliato. È sbagliato, quindi tranne la società Springy Team, la società ASA e il Top 5, se non erro, tutte le società di Serie D, dei tre gironi, i due gironi di C2 e le società di C1 devono farsi un po' l'esame di coscienza, perché poi quando vai a vedere certe partite i risultati poi li vedi in campo. Io non do colpa agli atleti, sono le società che devono dire lì c'è uno stage e devi andare perché è interessante. Quindi persone come me, come Davide Calabria, che mostrano tutti i loro segreti senza problemi, la gente se ne deve approfittare. Posso capire problemi di lavoro, ma non penso che tre gironi di D, due C2 e C1, tutti quanti abbiano problemi di lavoro. Ieri di sabato, tutto il giorno, quindi chi non poteva partecipare... C'è l'occupazione, fortunatamente. Quindi chi non poteva partecipare al mattino poteva anche venire al pomeriggio. E quindi... Niente. Era gratis. Quindi era uno stage gratuito, è quello dico. No, lo stage era gratis. Prova a farlo pagare, forse vengono di più. No, ma io ripeto, fai uno stage gratis. Io mi metto in campo con Davide Calabria a far vedere i nostri segreti, quando potremmo benissimo tenerceli, perché non tutti mostriamo quello che dobbiamo mostrare. E la gente, la società rossa ha fatto veramente un sacrificio portare Davide Calabria qui e la risposta è stata negativa, non abbiamo fatto una bella figura. Quindi tutte le società, una ragazza arrivata da Parma, quindi la partecipazione è stata più dalla parte esterna che dalla parte interna. Gente che in Piemonte faceva 20 minuti per arrivare a Rosta, gente che si è fatto ore e ore di chilometri per venire a Rosta. Purtroppo qui l'umiltà non c'è, tutti quanti si sa, pensano di sapere tutto, ma io sono dell'idea che tanti modi di lavorare, tanti non li sanno, anche i mister stessi. Io dico, dobbiamo sapere tutto, io automaticamente, anche che sono un preparatore dei portieri, vado anche a aggiornarmi come mister, e il mister deve fare altrettanto questo. Purtroppo in Piemonte non è così. E i risultati poi si vedono, e io ogni tanto vado a vedere qualche gara e non do colpa ai portieri, do colpa alla struttura che non mette in condizione al portiere di essere preparato in un certo modo. Quindi su questo sono stato veramente deluso. Prima parlavo con Jacopo, è vero che dobbiamo insistere, ma il Piemonte come stage da parte di Merante ho finito qua, assolutamente. Io dopo lo stage ho ricevuto due bellissimi messaggi di Davide Calabria che mi hanno veramente rincorato e mi hanno veramente, tutti i sacrifici che ho fatto, quei due messaggi sono stati veramente eccezionali. Se Merante farà un altro stage sicuramente lo farà fuori dal Piemonte, dove noi siamo apprezzati. Maurizio, posso chiederti una cosa? Ci spieghi? Ecco, adesso ho messo la mia immagine, potete tornare indietro con l'immagine e vedere quel ragazzino che para le palle da tennis? Allora, quel ragazzino sono i due portieri che parlavo di prima della società Don Bosco Caselle. Devo dire che comunque la tecnica di base già ce l'hanno, quindi li ho esercitati giustamente con il volume della loro età e devo dire che hanno proprio risposto bene con entusiasmo. Purtroppo il ruolo del portiere è importante, non bisogna solo fare la squadra di calcio a 5, do due calci, non è così. Purtroppo la crescita parte dal settore giovanile, dalla Serie D e in avanti. Purtroppo qui non vogliamo crescere, vogliamo rimanere in quel cerchio, non superare quel cerchio perché non va bene. E quindi io sinceramente sono deluso e ho chiuso qua. Sono dell'idea che le mie soddisfazioni sono quando prendo un portiere e che magari viene giudicato in un certo modo, io ci lavoro tutto un anno e lui diventa un altro portiere. Parlo magari di un portiere, non dico il cognome, Matteo, l'ho preso quest'estate dove non aveva giudizi positivi, ha lavorato con me tutto l'anno e mi sta riempiendo di gratitudine perché l'ho fatto diventare un giocatore di calcio 5, un portiere di calcio 5,
perché tu non devi solo... Quindi l'hai costruito? L'ho costruito io, perché da quando l'ho preso quest'estate, adesso è tutto un altro portiere. Quindi ha preso autostima, è diventato molto più bravo atleticamente, sulla reattività, su tante basi che a lui gli mancavano. Ma la cosa più importante del portiere è andare anche a livello umano. Questo è molto importante. È anche una questione psicologica. Sì, quello io purtroppo la guardo sempre più di altre cose. È importante guardare tutta la situazione del portiere. Tu il portiere già capisci quando arriva, in che situazione è. Quindi io, le mie soddisfazioni sono quelle. Tutti i portieri che sono passati da me l'ho fatti diventare grandi portieri, Ugetti e tanti altri. Però devo dire, quando ho preso questo ragazzo Matteo, è stata una soddisfazione giorno per giorno. Allora, siamo in chiusura, ringraziamo Andrea Scappazzoni, Cristiano Crotti, Matteo Traverso, Maurizio Merante, complimenti nonostante tutto, Pino Larinese, noi ci vediamo domenica prossima con l'ultima puntata, adesso mi dicono di andare piano, prima mi dicevano di andare forte, allora adesso rallento, metto il freno, allargo le ali, ecco 5, 4, ci vediamo domenica prossima con l'ultima puntata di Fuorigioco. Yeah.